Alterazione del bene di Matteo Angioni. Qui in sala mi presento brevemente, sono Concessio Angioviale, sono un'autrice di Jugendprint e ogni tanto mi diletto a organizzare eventi, a coinvolgere i miei colleghi per far conoscere appunto i loro scritti. Alle mie spalle c'è Eric Gentili, o come ti devo presentare, con nome vero? Enrico Gori. Io ho sempre avuto la passione per la scrittura, ma non l'ho mai coltivata, non gli ho mai dato importanza. Poi 3 anni fa, un giorno stavo correndo e mi è venuta in mente una storia che insomma mi piaceva, e quindi ho pensato: perché non provare a scrivere un libro di questa storia? Sono andato a casa, ho iniziato a scrivere e insomma, poi mi piaceva giorno dopo giorno sempre di più, e alla fine sono andato avanti, non ho più smesso di scrivere. E quindi così è nato il tuo primo libro. È nato il mio primo libro, che racconta di questo giovane uomo che dopo la scomparsa della madre va alla ricerca di se stesso, diciamo così. Cerca, diciamo, di conoscere la madre dopo la sua scomparsa, e nel frattempo ricerca anche se stesso. Come hai iniziato a scrivere? Questa è la mia prima opera narrativa. Ho iniziato a scrivere in ambito poetico, scrivendo poesie. Ho cominciato a scrivere poesie, diciamo, serie da quando avevo 15 anni. Prima scrivevo più da scuola, filastrocche, poesie un po' più infantili. Da quando avevo 15 anni ho cominciato a scrivere poesie, e fino ai 18 mi ero imposto di scrivere rigorosamente in rima, perché dicevo: almeno mi alleno a ricercare le parole, appunto mi sforzo di metterci un po' di bravura nel scrivere poesie, usando le rime, metterci un po' di tecnica, qualcosa di...